auguri al secolo del Levante, a cui noi del Tigullio vogliamo bene. Meno male, è importante voler bene, la relazione col territorio per un giornale è fondamentale. Ma noi abbiamo preso questa occasione dei 60 anni di edizione del Levante per cercare appunto di alzare un po' lo sguardo, vedere che cosa c'è davanti a questo territorio che ha sofferto, viene da un periodo molto delicato, ma che ha, e anche stasera in questa occasione, in occasione di questo dibattito è venuto fuori, ha delle peculiarità che possono essere spese. Però bisogna avere anche un po' di coraggio in più forse di quello che c'è stato fino adesso per mettere queste peculiarità un po' più a servizio della comunità e creare una storia nuova. Questa è la scommessa che ha questo territorio. Dobbiamo raccontarla tutti insieme e sperando davvero che sia una scommessa che si possa vincere. Oggi, stasera, avete organizzato un buon compleanno, una bella festa, la gente è molto contenta. Poi con Antonella Clerici, insomma, c'è stato anche nei dettagli, pensate. Ma mi fa piacere che Antonella Clerici sia venuta con noi, dimostra che ha insomma, attaccamento a questo territorio. Che appartiene alla sua giovinezza e ai suoi ricordi, ha un legame con il nostro giornale, con il secolo, e questo mi fa piacere, ma sono magari così tutti i germogli che vogliamo provare a mettere per cercare di far crescere qualche cosa di utile poi a questo territorio, che poi un territorio dinamico e attivo è qualche cosa che un giornale anche è più utile, perché può raccontare qualche cosa di più interessante, quello che vogliamo fare. Antonella, facciamo gli auguri a questi 60 anni del secolo del Levante. Davvero 60 anni portati benissimo, perché insomma il secolo è sempre un grande giornale, il secolo XIX come dicono nella dicitura giusta, il Levante è una terra meravigliosa che io amo moltissimo e insomma speriamo che tutte queste problematiche che ci sono state in questi ultimi tempi vengano risolte con un'estate grandiosa dal punto di vista del turismo, davvero. Sei sempre vicino alle nostre parti e vieni spesso. Io vengo spessissimo nel Levante, diciamo che è la riviera che amo di più, anche se poi magari per ragioni di lavoro sono spesso a Ponente, sono spesso a Sanremo, ma anche a Sanremo sanno che io amo moltissimo il Levante, moltissimo in particolare Rapallo, che è proprio la mia città del cuore, quindi ma comunque sempre Liguria. Allora, facciamo gli auguri per chiudere a tutti il Tigullio, questa unità che oggi si parlava. È bella questa unità tra i sindaci, perché questo quando si sta insieme nell'avversità poi si deve stare insieme anche nelle cose belle, e quindi adesso solo cose belle per tutto il Tigullio.